Non so che titolo darò a questo tag perché il titolo originale è parecchio lungo. Benvenuti nel consueto appuntamento con il tag mensile. Questo mese festeggiamo la donna in ogni sua forma e ho trovato questo tag che secondo me è azzeccatissimo. Lo trovate, vi lascio il link qua sotto in descrizione sul sito di vabbè.it. Il tag si chiama 50 domande da fare ad una ragazza se vuoi sapere chi è veramente. Leggendo le domande le ho trovate molto interessanti e secondo me è un ottimo spunto per iniziare una conversazione, appunto per conoscere una donna, nel mio caso una donna, poi se è una ragazza è uguale. Partiamo subito perché 50 domande sono tante. Che cosa ti ha mai fatto una persona più forte di te? Allora, dipende se si intende più forte psicologicamente o fisicamente. Fisicamente, in realtà, essendo io una donna molto massiccia, non mi è mai stato fatto nulla a livello di violenza fisica. Psicologicamente mi è capitato tantissime volte, purtroppo, di finire, tra virgolette, sottomessa al volere di qualcun altro. Vi dicevo qualche giorno fa nel video sulle cose che non mi piace sentirmi dire, che io sono una persona che comunque si fa influenzare molto dal parere degli altri, quindi essendo anche sì persona molto empatica e sensibile, mi viene automatico finire a fare la sottona in situazioni dove l'altra persona psicologicamente riesce a manipolarmi. Un difetto che vorrei levarmi il prima possibile, diciamo, che sicuramente nessuno di voi vorrebbe mai. Cosa ti è successo nella vita che ti ha fatto sentire debole? Vedi sopra le situazioni nel quale mi sono ritrovata ad essere una sottona, ma principalmente non tanto la situazione in sé, perché quando fai la sottona non ti accorgi di star facendo la sottona, ma più il dopo, quando mi sono resa conto che mi ero fatta sottomettere psicologicamente da una persona ed ero cambiata in peggio per questa persona, per far sentire migliore quest'altra persona. Lì mi sono sentita assolutamente debole e poi devo dire che nell'ultimo anno sono successe diverse cose che mi hanno fatto sentire debole, per quanto io in realtà mi sia rialzata in maniera molto forte. Quando ti aggrappi a qualcosa e questa cosa ti viene levata con la forza da sotto i piedi e crolli definitivamente, ti senti veramente debole e è una cosa che non mi piace perché a me piace sentirmi forte in tutte le situazioni. Conosci un luogo dove ti senti te stessa? La palestra, la scuola di danza. Quello è proprio il mio posto. Definisco più casa quel posto che casa mia. Ho traslocato 3 volte nella mia vita, quindi sì, posso definire ogni casa in cui ho vissuto casa mia, ma mai quanto la palestra che mi ha visto nascere e crescere in tutti questi 27 anni. Quindi quello è proprio il posto dove mi sento me stessa, dove riesco a estraniarmi da tutto il resto del mondo. Dove si trova il tuo posto preferito per fuggire? Dietro casa. Quando voglio fuggire alla quotidianità, alle incombenze, via dicendo, chiaramente rispettando i miei programmi obbligati, ecco, quindi delle cose che devo fare per forza, per fuggire al resto del mondo e spegnendo il telefono e estraniandomi da tutto, vado semplicemente in biblioteca, fuori o dentro, è indifferente, libro in mano o agende in mano, insomma qualcosa che mi faccia stare bene, staccare, telefono spento e via che si parte. Pensi ci sia stata una persona che ha avuto una grande influenza sulla tua vita? Sì, mia mamma sotto ogni aspetto, volente o nolente, ha influenzato la mia vita come donna, come insegnante, come figura appunto materna, in generale è la donna che ho sempre voluto essere, per quanto io e lei siamo molto molto diverse, ma posso dire che è quella che mi ha influenzato di più in assoluto in tutta la mia vita. Se potessi cambiare una cosa su di te, quale sarebbe? Il metabolismo. Mi piace talmente tanto mangiare che mi piacerebbe veramente tanto potermi sfogare sul cibo ogni volta che voglio senza ingrassare. Io invidio tanto tanto quelle persone. E poi vabbè, la cosa che dicevo prima, quindi questa immensa sensibilità e capacità di adattarmi alle persone che a volte mi si ritorce contro. Se avessi solo un giorno da vivere, che cosa faresti per primo? Questa è proprio la domanda, cioè la domanda a cui è difficilissimo rispondere, perché quando ti trovi nella situazione che è l'ultimo giorno della tua vita, poi non ti sembra mai abbastanza quello che riesci a fare, poi arrivi a fine giornata e dici cavolo, potevo fare quello, quell'altro e quell'altro, quindi non mi sento di rispondere a questa domanda, semmai mi troverò nella situazione, speriamo di no, ve lo dirò. Come ti vedi rispetto a 10 anni fa? 10 anni fa avevo 17 anni, sicuramente mi vedo più magra, nei rapporti con le altre persone mi sento più matura e riesco a lasciare andare molto di più le cose e le persone. In generale più matura
matura, più consapevole, meno stressata, forse anche perché all'epoca andavo a scuola, quindi con tutto ciò che ne conseguiva, valuto meglio le persone che ho intorno, insomma, queste cose qua. Chi sono le persone più vicine a te nella tua famiglia e perché? Allora, nella mia famiglia le persone che ritengo più vicine in assoluto sono mia mamma, il compagno di mia mamma, mio fratello. Mia nonna sì, però vicina qui, nel senso che so che c'è quando voglio delle coccole o cose del genere, però è arrivata proprio in quell'età in cui fare affidamento su di lei è un po' difficile, quindi io direi le prime tre persone che ho nominato. Chi è la persona in questo mondo che ti conosce meglio? Mi verrebbe da dire sempre mia mamma, perché comunque io e lei parliamo tantissimo, ci confidiamo, penso che conosca la maggior parte dei lati di me, però vorrei aggiungere che mio fratello, zitto zitto, secondo me è la persona che mi conosce di più e lo noto nel momento in cui lui, magari anche innocentemente o forse no, mi lancia delle frecciatine, beccando sempre il nervo scoperto, e questo fa di lui una persona che mi conosce veramente molto bene. Qual è la qualità che preferisci del tuo migliore amico? Allora, migliori amici non ne ho in questo momento. Ho un migliore amico, nel senso che amico maschio, ecco, che però non vive qua, non vive più qua, quindi ci vediamo e sentiamo molto molto poco. La sua più grande qualità è che comunque c'è. Non ci sentiamo tanto, ma quando io ho bisogno, lui c'è ed è capace di ascoltarmi e consigliarmi in maniera molto pratica, quindi senza dirmi su ce la farai, bla bla bla. E questa è una cosa che apprezzo tantissimo. Quando eri più giovane, cosa pensavi del fatto che saresti cresciuta e maturata? Io pensavo che le cose non sarebbero mai mutate. Io mi sono sempre sentita fin da piccola più matura rispetto agli altri, e mi è sempre stato detto questo, quindi io non mi vedevo più cresciuta e più maturata, io mi sentivo già arrivata ed è stato uno degli errori più grandi della mia vita, perché ora guardandomi indietro dico ok, ero veramente immatura soprattutto dal punto di vista relazionale con le altre persone. Se potessi identificarti con un personaggio fittizio di un romanzo, uno spettacolo o un film, chi sarebbe? Devo dire che io mi sono sempre ritrovata moltissimo, soprattutto da adolescente, in Margherita Dolce Vita, che è la protagonista di Margherita Dolce Vita di Stefano Benni, che è il mio libro preferito. Accetti facilmente i complimenti oppure odi i complimenti? Andate a vedere il video che ho fatto 2 giorni fa. Io apprezzo tantissimo i complimenti riguardanti cose astratte del mio carattere, di come agisco nei confronti delle situazioni, degli obiettivi che raggiungo, piuttosto che apprezzamenti fisici, perché io ho un'autostima veramente bassissima nei confronti del mio aspetto fisico e già faccio fatica a lottare contro quello che io da sola mi dico di negativo verso il mio fisico, che quando qualcuno mi fa complimenti sul fisico, sia in positivo che in negativo, non riesco ad apprezzarli come dovrei. L'attributo che più preferisci di te è quello fisico o interiore? Nel mio fisico sto imparando ad apprezzare alcune cose, come per esempio i capelli, che ho sempre tagliato cortissimi, quando ero più giovane non li sopportavo, li tenevo sempre legati, invece adesso sto iniziando a farli crescere e apprezzarli. La mia chioma da leone. Mi piacciono molto i miei occhi. In generale ci sono delle piccole caratteristiche fisiche che mi piacciono di me, ma nel complesso non mi piaccio mai abbastanza. Interiormente ci sono delle cose che dopo che succedono dico: cavolo, che bella cosa! Io sono molto fiera del mio carattere, tranne la sensibilità eccessiva, quindi direi interiore più che esteriore. Qual è il tuo attributo fisico che maggiormente preferisci? L'ho detto prima, non mi sto a ripetere. Credi nell'amore a prima vista? Sì, l'ho vissuto l'amore a prima vista, quindi io sono convinta che possa succedere, però non è una garanzia di relazione stabile e duratura, perché è un fuoco di paglia. L'amore a prima vista, quello che dal momento in cui ti guardi e dici wow, ho trovato veramente la mia anima gemella, è una cosa che nel giro di qualche mese va sfumando e fa parte dell'amore, secondo me, non è una cosa tanto insolita, però bisogna stare attenti a non affidarsi troppo a questa sensazione iniziale. Credi nell'anima gemella, come per l'amore a prima vista, credo nell'anima gemella. Ho conosciuto persone che erano quasi perfettamente compatibili con me, quindi io penso che l'anima gemella nel mondo esista. Poi magari la mia anima gemella sta in Alaska e quindi la saluto caldamente e niente, vabbè, avete capito. Quanto seriamente prendi l'oroscopo? Ci sono tante persone che hanno messo in discussione il fatto che io creda negli oroscopi. Non ci credo, nel senso che lo leggo tutte le mattine e mi affido a quello per gestire la mia giornata, però credo nell'astrologia, quindi nel fatto che io sono nata sotto determinate costellazioni, determinate influenze dei pianeti e sono diventata così. Per
Perché tutti i profili che io sono andata a leggere del mio segno, del mio ascendente, della luna in e via dicendo, erano perfettamente compatibili con il mio carattere. Poi alcuni dicono che siamo noi che ci facciamo influenzare, diciamo, ah sì, io sono così, ma in realtà sono cose che valgono per un sacco di persone. Poi boh, ci credo QB, anzi mi piacerebbe imparare a fare la carta natale, a leggere proprio le carte astrologiche e cose così. Sei mai stata innamorata? Quante volte? Sto cercando adesso maturamente di fare una distinzione, perché ci sono state 3 volte in cui sono stata perdutamente innamorata di una persona, ma potrebbe essere definito anche come un amore disperato per non rimanere da sola. Quindi non so se fossi effettivamente innamorata dell'altra persona. La sensazione era la stessa, quindi di rimanere cieca nei confronti di molte situazioni perché è troppo innamorata dell'altra persona. Mi è capitato di recente di essere innamorata tanto di una persona ed essere almeno in parte ricambiata. È una sensazione molto bella, ma come dicevo prima, molto fatua. Cosa ti fa innamorare di qualcuno? Non credo ci sia una caratteristica principale. Mi innamoro di qualcuno quando riesce a tenermi testa a livello intellettuale, a livello colloquiale, quindi nelle conversazioni, e poi un po' il senso di protezione. Proprio perché sembro così forte, forse sono una delle persone che ha più bisogno di una persona a fianco che sia capace di proteggerla, non solo fisicamente, ma soprattutto proprio nel tipo copertina di Linus, ecco. Che cosa significa essere vulnerabili per te? Cosa ti rende vulnerabile? Non voglio ripetermi, sempre la mia eccessiva sensibilità mi rende vulnerabile e il fatto che io non sia in grado di improvvisare nella vita. Io devo sempre pianificare tutto e quando non ho piani sono vulnerabile. Qual è una cosa che temi di chiedere a un uomo ma che vorresti veramente? Una relazione stabile. Cioè, non è che ho paura a chiederlo, però c'è sempre, quando sei in una frequentazione, hai sempre quel dubbio di, però se gli dico che voglio una relazione stabile, poi se ne va. Ci sto lavorando. Se tu fossi un uomo per un giorno, qual è la prima cosa che faresti? Ci sono tante donne che dicono, wow, io vorrei provare la sensazione di essere un uomo. Non è una cosa che mi attira, io sono felice di essere una donna. Però se fossi un uomo, proverei ad approcciarmi con delle ragazze per vedere qual è l'effetto dall'esterno di noi ragazze. Che cosa trovi di più interessante nello spazzare? La complicità, perché in quei frangenti, se hai gli stessi obiettivi e le stesse fantasie, è tutto molto più godibile, però c'è anche da dire che è molto meglio, molto molto meglio quando questa cosa avviene tra due persone che si amano, almeno dal mio punto di vista, per come la vivo io, per le mini problematiche che ho io in quel frangente, è così. Quando si tratta di puro e semplice spazzare, non è la stessa cosa. Qual è una cosa di cui ti piacerebbe saperne di più? L'astrologia, sicuramente. Psicologia, pedagogia, sociologia, insomma, tutti quegli argomenti a me interessano tantissimo. Mi piacerebbe saperne di più sull'editing, sul digital marketing, quelle cose lì, ma non mi ci metto perché sono cose che sono fuori dalla mia portata, quasi. Cioè non ho il tempo di mettermi, cioè sono cose complicate che cambiano di giorno in giorno. Ci sono tante cose che mi incuriosiscono nel mondo, ma non ho ancora trovato modo di applicarmici. Cosa non hai mai fatto ma che avresti sempre voluto fare? L'ho detto in un altro video, forse in un preferiti di Joe, che è una cosa che io sicuramente farò, che ho sempre avuto paura di fare, ma è giunto il momento di farla. È viaggiare da sola. Io mi sono accorta di recente, ragionandoci sopra, che io non ho mai viaggiato da sola perché giustamente quando ero più piccola i miei mi hanno sempre messo in guardia sul viaggiare da sola, stai attenta a non parlare con nessuno e cose del genere. Però adesso sono arrivata in quell'età che o lo faccio adesso o non lo farò mai più, tanto comunque io sono al sicuro tanto quanto lo ero prima. Non cambia niente, anche quando avrò 60 anni potrei non essere al sicuro viaggiando da sola, quindi appena possibile famolo. Perché non l'ho ancora fatto? L'ho appena detto. Però aggiungo che non l'ho ancora fatto perché in realtà ho sempre avuto questa cosa del viaggio legato alla socialità, quindi di condividere l'esperienza del viaggio con qualcuno. Se il denaro non avesse importanza, quale sarebbe il tuo lavoro ideale? Il mio. Non navigo nell'oro e non mi sono mai fatta problemi a lavorare anche gratis in maniera volontaria perché io amo fondamentalmente il mio lavoro indipendentemente da quanto ci guadagno. Chiaro che adesso che sono adulta e ho delle responsabilità economiche, ci guardo un attimo dentro il portafoglio. Se tu fossi libera dal lavoro oggi, cosa faresti? Quello che ho fatto durante tutti i mesi in cui non ho potuto lavorare quest'anno,
quindi leggere, dedicarmi al canale YouTube, tutte le cose che di solito non faccio in favore del lavoro, ecco. Qual è stata l'ultima cosa che ti ha fatto piangere? A parte la sindrome premestruale, l'ennesima proroga della chiusura delle palestre. Questo risale a gennaio più o meno. Avevano detto che probabilmente a gennaio ci avrebbero riaperto, invece hanno detto che sarebbe stata prorogata di un mese, che adesso sono diventati due, ma quello mi ha fatto scoppiare a piangere, ma principalmente era la sindrome premestruale. E niente, quelle sono cose che mi mandano proprio in down. Tranne questo mese sono stata bravissima e non ho pianto neanche una volta. Qual è l'ultima cosa che ti ha fatto invece ridere? Ho riso tantissimo ieri sera. Adesso abbiamo iniziato a fare le lezioni all'aperto ed ero proprio feliciona, quindi rivedere tutti i miei ragazzi lì all'aperto a lavorare ha fatto sfociare in battute, risate. Ho sicuramente riso, non mi ricordo in quale occasione, però sicuramente riso. Qual è il tuo ricordo preferito? Attualmente credo sia l'anno scorso, quando le mie bimbe hanno vinto il primo posto a un concorso, perché era una cosa che io sognavo da anni, stavo lavorando per questo obiettivo da un sacco di anni e non ero mai riuscita ad arrivare così in alto sul podio, e mi ricordo che l'emozione è stata veramente grandissima, quindi io a quel ricordo sarò legatissima, indipendentemente dalle persone che ho portato a quel concorso e via dicendo, ma sarò per sempre legata a quel ricordo, lo so già. Qual è l'ultima cosa che ti ha veramente imbarazzato? Io non ho pudore, credo di non avere minimamente pudore, quindi forse un appuntamento è andato male, nel senso che la persona che avevo davanti non era esattamente la persona che mi aspettavo, era proprio l'opposto anzi, e lì mi sono sentita in imbarazzo, anche perché eravamo su due piani completamente diversi e io mi sentivo molto più in alto rispetto a questa persona, perciò ero in imbarazzo perché non sapevo come farla sentire a suo agio, ed è una cosa che mi sta molto a cuore quando mi vedo con delle persone. Qual è la tua paura più grande? Sicuramente di rimanere completamente da sola, ma ci sto lavorando. Dolore fisico forte, perché per quanto io abbia vissuto diversi piccoli traumi fisici, non sono mai arrivata a qualcosa di veramente grave, quindi ho paura di ammalarmi di qualcosa di molto brutto, che mi succeda qualcosa di molto grave fisicamente, perché comprometterebbe tutta la mia vita. E poi ci sono piccole fobie, tra cui quella degli aghi, delle siringhe, che ci sto lavorando, perché io devo superare ancora quella dell'esame del sangue. Paurissima di tutti gli insetti col pungiglione, paura dell'altezza, questa è una cosa che mi è venuta di recente, ma penso che c'entri con l'ansia da lockdown. Hai qualche rimpianto? Qual è il più grande? Qualche rimpianto no, perché tutto quello che ho vissuto mi ha portata ad essere la persona che sono. So che sembra una frase fatta, però è sempre stato così. Non ho mai rinunciato a fare qualcosa perché ne avevo paura, sinceramente. Hai mai infranto una legge? Se non ci fosse una legge che proibisse una certa cosa, la faresti? Ho infranto una legge, ma non lo dico quale, perché vi lascio la vostra immaginazione. Se non ci fosse una legge che vieta questa cosa, forse la rifarei, ma non sono sicura, perché adesso mi vergogno mortalmente di aver fatto quella cosa. Qual è la cosa più pazza che hai mai fatto? La cosa più pazza che ho mai fatto sono tutti quei sacrifici, piccoli o grandi, nei confronti di persone che non mi amavano. Vorresti avere una conversazione con uno sconosciuto? Perché no? Se vuoi conoscere delle persone, prima di conoscerle sono tutti sconosciuti. Diresti a un estraneo che ha un pezzo di carta igienica pende dalla sua scarpa, o che si intravedono le sue mutande, o qualsiasi altra cosa che causerebbe imbarazzo se fosse vista in pubblico? A uno sconosciuto no, una persona conosciuta sì. Qual è la tua barzelletta preferita? Questa la dico sempre perché non la conosce più nessuno oramai. Qual è la pianta più odorosa del mondo? La pianta del piede. Identifichi di più in un cane o in un gatto? Allora, c'è questa filosofia che dice che se ti piacciono i gatti in realtà ti identifichi con un cane e viceversa. Io adoro i gatti e, guardando bene il mio livello di fedeltà, di empatia, di dipendenza anche forse un po' dalle persone, io direi che sono un cane. Caratterialmente sono un cane, però adoro i gatti. Adoro i gatti. E questo gatto ha sentito che parlavo di lei. Se potessi essere un animale, quale vorresti essere? Un panda. Assolutamente un panda, che è protetto dal mondo perché è in via d'estinzione. Sono pochi, quindi sarei anche un beep tipo. Non fa assolutamente un cavolo, sarei felicissima. Ma anche in uno zoo, per dire, chi se ne frega. Comunque i panda sono meravigliosi. Quale spettacolo, film o libro ti sentiresti in imbarazzo ad ammettere che ti piace? Allora, se lo devo dire in un video sicuramente non mi imbarazza, ma tanto sapete già di cosa vi parlerò. Il collegio
e la caserma. Diciamo che per il mio quoziente intellettivo forse sono programmi veramente beceri, but hanno anche un valore culturale, secondo me. Cioè, come esperimenti sociali sono molto fighi, però il trash che c'è dietro mi fa vergognare un pochino di guardarli. Come pensi che i tuoi genitori ti descriverebbero quando eri bambina? Super fantasiosa, super estroversa, senza vergogna, chiacchierona, precoce, intelligente. Se si potesse tornare indietro a qualsiasi età o tempo della tua vita, quale età o tempo vorresti? Le elementari. Voglio rivivere le elementari dalla prima alla quinta, perché nella mia classe mi trovavo benissimo, senza alcun dubbio. Dove devo firmare? Qual è la cosa in cui credi che tutti gli altri non fanno? Credo nel voler raggiungere un obiettivo ad ogni costo. Tante persone dicono: ah, io ho quell'obiettivo e lo raggiungerò. Metà percorso mollano. Invece io sono una di quelle persone che dice: ok, io voglio arrivare qua. Voglio arrivare a 10 e sono a 1. Piano piano ci arrivo a 10. E a volte ci arrivo anche molto prima di quanto io pensi. È sempre stato così, sempre sarà così. Io ci credo nei sogni nel cassetto. Per me il cassetto dei sogni deve rimanere sempre aperto, non deve mai essere chiuso. E questa è una cosa che tutti invece fanno e che io non faccio. Qual è una cosa di te che ti renderebbe unica da altre persone? Quest'ultima che ho detto, secondo me. Qual è una cosa che senti mancante nella tua vita? Senso di protezione da parte di qualcuno, ma perché per le persone che mi sono vicine lo rifiuto, perché il senso di protezione vorrei che mi fosse dato da un uomo. So che è assolutamente antifemminista questa cosa. Io sono consapevole di farcela da sola, ma mi farebbe molto piacere e molto comodo avere una persona a fianco che mi sprona, con cui condividere delle esperienze, con cui condividere delle cose. Sono arrivata a quel punto della mia vita nel quale sento che questa cosa un po' mi manca. Ho finito. Se vi sono piaciute queste risposte, queste domande, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se volete farmene altre, fatele pure. Io trovo che siano state molto interessanti e molto originali. Vi lascio qua sotto il link per poterlo condividere con chi volete o per rispondere voi stessi alle domande. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollicino in su. E pensate che queste domande possono interessare i vostri amici, parenti e conoscenti? Condividete questo video su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani, 7 marzo, con TVGio. Invece, con il prossimo tag, ci vediamo ovviamente il 6 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima!